Dal trattato Apparecchio alla morte di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Capitolo 6 Morte del peccatore. Giungerà l'angoscia e cercheranno pace, ma pace non vi sarà. Sventura seguirà sventura, allarme seguirà ad allarme. Libro di Ezechiele, capitolo 7, versetto 25. Al presente i peccatori discacciano la memoria e il pensiero della morte e così cercano di trovare pace, benché non la trovino mai, nel vivere che fanno in peccato. Ma quando si troveranno nell'angustia della morte, prossimi ad entrare nell'eternità, allora non possono sfuggire il tormento della loro mala coscienza. Cercheranno la pace, ma che pace può trovare un'anima ritrovandosi aggravata di colpe che come tante vipere la mordono? Che pace pensando di dover comparire tra pochi momenti avanti di Gesù Cristo, giudice, del quale sino ad allora ha disprezzata la legge e l'amicizia? La nuova già ricevuta della morte, il pensiero di doversi licenziare da tutte le cose del mondo, i rimorsi della coscienza, il tempo perduto, il tempo che manca, il rigore del divino giudizio, l'eternità infelice che si aspetta ai peccatori, tutte queste cose comporranno una tempesta orrenda che confonderà la mente ed accrescerà la diffidenza. E così, confuso e sconfidando, il moribondo passerà all'altra vita. Abramo con gran merito sperò in Dio contro la speranza umana, credendo alla divina promessa. Ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli. Lettera ai Romani, capitolo 4, versetto 18. Ma i peccatori con grande merito e falsamente per loro ruina sperano non solo contro la speranza, ma ancora contro la fede, mentre disprezzano anche le minacce che Dio fa agli ostinati. Temono essi la mala morte, ma non temono di fare una mala vita. Ma chi gli assicura di non morire di subito con un fulmine, con una goccia, con un butto di sangue? Ed ancorché avessero tempo in morte da convertirsi, chi gli assicura che davvero si convertiranno? Sant'Agostino ebbe da combattere 12 anni per superare i suoi mali abiti. Come potrà un moribondo, che sempre è stato con la coscienza imbrattata, in mezzo ai dolori, agli stordimenti della testa e nella confusione della morte, fare facilmente una vera conversione? Dico vera perché allora non basta il dire e promettere, ma bisogna dire e promettere col cuore. O Dio, e da quale spavento resterà preso e confuso allora il misero infermo, che è stato di coscienza trascurata, in vedersi oppresso dai peccati e dai timori del giudizio, dell'inferno e dell'eternità? In quale confusione lo metteranno questi pensieri quando si troverà svanito di testa, oscurato di mente e assalito dai dolori della morte già vicina? Si confesserà, prometterà, piangerà, cercherà pietà a Dio, ma senza sapere quel che si faccia. Ed in questa tempesta di agitazioni, di rimorsi, d'affanni e di spaventi passerà all'altra vita. In un istante muoiono e nel cuore della notte sono colpiti i potenti e periscono. Libro di Giobbe, capitolo 34, versetto 20. Ben dice un autore che le preghiere, i pianti e le promesse del peccator moribondo sono appunto come i pianti e le promesse di taluno che si vede assalito dal suo nemico, il quale gli tiene posto il pugnale alla gola per togliergli allora la vita. Misero chi si mette a letto in disgrazia di Dio e di là se ne passa all'eternità. O piaghe di Gesù, voi siete la speranza mia. Io dispererei del perdono dei miei peccati e della mia salute eterna se non rimirassi voi fonti di pietà e di grazia, per mezzo di cui un Dio ha sparso tutto il suo sangue per lavare l'anima mia da tante colpe commesse. Vi adoro dunque, o sante piaghe, ed in voi confido. Detesto mille volte e maledico quei piaceri indegni per i quali ho disgustato il mio Redentore e miseramente ho perduta la sua amicizia. Guardando dunque voi, sollevo le mie speranze e verso voi rivolgo gli affetti miei. Capite
Caro mio Gesù, voi meritate che tutti gli uomini v'amino e v'amino con tutto il loro cuore. Ma io vi ho tanto offeso ed ho disprezzato il vostro amore, e voi ciò nonostante mi avete così sopportato e con tanta pietà mi avete invitato al perdono. Ah, mio Salvatore, non permettete che io più vi offenda e mi danni. Oh Dio, che pena mi sarebbe nell'inferno la vista del vostro sangue e di tante misericordie che mi avete usate. Io v'amo e voglio sempre amarvi. Datemi voi la santa perseveranza. Staccate il mio cuore da ogni amore che non è per voi e stabilite in me un vero desiderio e risoluzione di amare da oggi avanti solamente voi, mio sommo bene. O Maria, Madre mia, tiratemi a Dio e fatemi essere tutto suo prima che io muoia.